colpevole di umanità. Mimmo Lucano risponde al GIP che ne ha disposto l'arresto, poi parla ai cronisti in attesa davanti al Palazzo di Giustizia di Locri. Nelle prossime ore potrebbe lasciare i domiciliari. Reddito di cittadinanza, si attende la legge di bilancio per comprendere come funzionerà. Nel frattempo gli interrogativi si sprecano. Fondamentali saranno i centri per l'impiego. Quelli calabresi però sono prossimi al collasso. Gli ospedali fantasma, quello della Piana di Gioia Tauro, era atteso per il 2010. Dopo 8 anni però si è ancora in attesa del progetto definitivo. L'opera vale 150 milioni di euro. Emergenza maltempo nel Crotonese, danni in particolare a Rocca di Neto e Scandale. A Catanzaro l'allerta meteo porta alla chiusura delle scuole. Sulla città però splende il sole e così si scatena la polemica. Il potere della parola, la presentazione del libro del magistrato Marisa Manzini tra gli eventi più partecipati del festival Leggere e Scrivere. 15 anni in trincea raccontati attraverso le storie di chi ha spezzato il muro dell'omertà. Buon giovedì da Alessio Buonpasso, bentornati alla nostra informazione. Ripartiamo dall'inchiesta che ha portato il sindaco di Riace, simbolo dell'accoglienza e dell'integrazione, Mimmo Lucano, agli arresti domiciliari. Stamattina ha sostenuto l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice che ne ha disposto l'arresto. E allora noi ci colleghiamo in diretta con Locri, dove c'è il nostro inviato Ilario Balia. Te, Ilario. Il giorno della verità per Mimmo Lucano è arrivato. Stamani il sindaco di Riace, intorno alle 8.30, si è presentato qui al Tribunale di Locri per sottoporsi all'interrogatorio di garanzia, accompagnato dal suo legale Andrea D'Acqua, il sindaco che è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e turbativa di incanti relativamente alla raccolta di rifiuti a Riace. Un interrogatorio che è durato circa 3 ore, al termine del quale Lucano si è intrattenuto qualche minuto con i giornalisti che lo aspettavano proprio fuori dal Palazzo di Giustizia per spiegare e per fornire la sua versione dei fatti relativamente alle accuse mosse dai magistrati locresi nei suoi confronti. Ascoltiamone qualche passaggio. Ma perché mi sembra una cosa assurda, praticamente mi stanno accusando di... Anche c'è stato un passaggio, anche il GIP ha detto purtroppo è un reato di umanità. E dunque che cosa succederà? Adesso lei non lo so. Agli arresti domiciliari ancora? Gliel'hanno ancora confermato gli arresti domiciliari? Oggi ho finito di fare questo interrogatorio, poi per quanto riguarda la raccolta differenziata, ma ci sono ecomafie, inquinamento dei mari, c'è una mafia che controlla questo ciclo dei rifiuti. E praticamente io ho cercato di fare luce qua, di coinvolgere anche le cooperative sociali e devo pagare per questo. Ma veramente mi sembra una cosa assurda, perché mi accusano che ho fatto un affidamento perché dovevo fare, ci doveva essere l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali calabresi. Ma non era operativo, le cooperative hanno fatto la richiesta per questa iscrizione. Poi le cooperative come sono nate a Riace? Sono nate a seguito di un avviso pubblico che come comune facevamo per coinvolgere i disoccupati di Riace. Tra l'altro lavorano le persone più svantaggiate di Riace, assieme anche ad alcuni rifugiati. Voi mi potete dire che per le regole, però attenzione, forse la Costituzione italiana la rispetto più io che non tanti che voi vi nascondete tutti dietro le regole. La prima regola è della Costituzione italiana, credo che nasce dalla Resistenza e per avere rispetto della dignità degli esseri umani. La prima regola è questa. La legalità era anche quella dei campi di concentramento di Hitler. Io penso noi dobbiamo ribellarci quando le leggi sono ingiuste. Non resta ora che attendere le decisioni del GIP Domenico Di Croce, che dovrebbe pronunciarsi nelle prossime ore relativamente alla convalida o meno dei domiciliari nei confronti di Mimmo Lucano. Per lui ieri la prefettura ha disposto la sospensione dalla carica di primo cittadino, un provvedimento che potrebbe anche agevolare una sua rimessa in libertà. Resta solo da capire i tempi in cui il giudice si pronuncerà. Da Locri è tutto, vi restituisco la linea.
Grazie Ilario Balì, qualora ci dovessero essere novità ci richiederai la linea. Adesso parliamo del reddito di cittadinanza in attesa del varo della legge di bilancio decisiva per comprendere come saranno praticamente ripartite le risorse stanziate. I 5 Stelle esultano e i cittadini privi di reddito evidentemente sperano. Ma come potrebbe funzionare? Come potrebbe funzionare soprattutto in Calabria? Ve lo spieghiamo in questo servizio. Nella Calabria, che detiene il record negativo di regione più povera d'Italia, sono altissime le aspettative sul reddito di cittadinanza. Da queste parti il 35,4% della popolazione vive sotto la soglia di povertà relativa. Si tratta di 700.000 persone che hanno un reddito inferiore alla media pro capite. In Calabria c'è una grossa aspettativa. Parlando con alcuni giovani e anche altre persone che potrebbero avere diritto, non vedono l'ora che arrivi questo ossigeno, questa boccata di aria. Ma c'è anche chi se la passa peggio. 200.000 calabresi, il 10% dei residenti, vive in povertà assoluta, senza nemmeno la possibilità di acquistare generi di prima necessità. È già un'umiliazione la mattina non poter dare i soldi per la merenda, e per il panino. I miei figli guardano gli altri mentre mangiano. Non è una vita che si può andare avanti così. Sono molto umiliati. Sono proprio le persone come Marta, 40 anni, 3 figli e neppure un soldo in tasca, che ripongono le maggiori aspettative in quei 780 euro mensili del reddito di cittadinanza che dovrebbe prendere forma nella prossima legge di bilancio. Dove sarà trovata questa somma? Io mi auguro che non siano delusi queste persone che attendono, perché sarebbe veramente una tragedia. Sebbene a tutt'oggi ancora non si comprende come sarà possibile assicurare una copertura finanziaria sufficiente per 6 milioni e mezzo di italiani, tanti quanto, secondo il governo, dovrebbero beneficiare del sussidio. Diceva Paolo VI, voi potenti della terra temete l'ira dei poveri, perché quando si scatenerà l'ira dei poveri anche voi crollerete. Enrico De Girolamo per la CNews 24. È fondamentale per il reddito di cittadinanza sarà il ruolo dei centri per l'impiego, ma in che stato di salute sono quelli calabresi? Non buonissimo, guardate. Un operatore ogni 1.000 disoccupati. Nei centri per l'impiego, avamposti delle politiche attive e passive del mercato del lavoro, potrebbero presto abbattersi anche tutti gli adempimenti necessari per l'erogazione del reddito di cittadinanza appena varato dal governo. Ma gli uffici, in particolare al sud e in Calabria, non sono pronti ad accollarsi questo ulteriore carico di lavoro. Vengono fuori vecchie problematiche legate al numero di operatori inferiore rispetto agli altre regioni, rispetto al livello europeo. In Germania la rete di assistenza ai disoccupati conta 110.000 dipendenti, in Italia si superano di poco le 8.000 unità, in Calabria la situazione è drammatica. Non manca soltanto il personale, ma anche le attrezzature informatiche e persino il toner e la carta. Da 6 mesi a Cosenza la comprano gli impiegati, ma se le cose non dovessero cambiare i servizi si bloccheranno già a partire dalla prossima settimana. Intanto il pellegrinaggio di persone più o meno disperate alla ricerca di un lavoro è quotidiano, l'accesso è regolamentato da un sistema di prenotazione online col quale non tutti, soprattutto gli immigrati e gli ultra cinquantenni, hanno confidenza. Così davanti alla porta d'ingresso le tensioni sono all'ordine del giorno, alimentate anche dalla lunghezza delle procedure di aggiornamento anagrafico richiesto dall'ANPAL, l'Agenzia Nazionale delle Politiche del Lavoro, alla quale i centri per l'impiego sono collegati. Ora ci troviamo di fronte a disoccupati, inoccupati, giovani ma anche over 50 che devono essere inseriti in un mercato del lavoro che comporta comunque un colloquio che varia dalla mezz'ora a un'ora per le informazioni da raccogliere, che vanno legati a un sistema informatico che spesso si blocca. Salvatore Bruno per la CNews 24. Siamo adesso alla sanità. Restano ancora incerti i tempi per l'inizio dei lavori del nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro, destinato a sorgere a Palmi, un'opera che vale 150 milioni di euro e che doveva essere conclusa nel 2010, ma dopo 8 anni manca ancora il progetto definitivo. Di rinvio in rinvio,
I mesi che diventavano anni, mentre i nosocomi della Piana di Gioia Tauro venivano chiusi, uno dopo l'altro. E la storia travagliata del nuovo ospedale di Palmi, una nuova struttura che dovrebbe servire, insieme a quello di Polistena, un territorio di circa 180.000 abitanti. I lavori dovevano essere completati nel 2010. 8 anni dopo, la cantierizzazione dell'opera appare ancora un miraggio. Tra i guai giudiziari della Tecnis, la società che doveva costruire la struttura, carotaggi dei terreni non effettuati in precedenza e un progetto definitivo ancora non realizzato. I progettisti dello studio Valle di Roma hanno chiesto, rispetto al termine precedente di fine agosto, ulteriori 2 mesi per la presentazione del progetto definitivo, in quanto a seguito dei rilievi geognostici che sono stati effettuati a fine di gennaio, e a seguito di questo si è dovuto procedere ad una modifica nella progettazione della struttura. Risolto il problema dei carotaggi, resta ancora quello relativo all'acquisto della Tecnis da parte di un'altra azienda e il cronoprogramma, stilato un anno fa, ha subito un nuovo, l'ennesimo slittamento. La presentazione del progetto definitivo ci è stato assicurato che avverrà il 30, massimo 31 ottobre. La cantierizzazione, con questo ulteriore slittamento, non abbiamo ancora tempi certi. Francesca Altomonte per la CNews 24. Siamo al maltempo e danni tanti, soprattutto nel crotonese. Perché entrare sulla 107... dall'altra parte della strada, l'hanno vista proprio dirigersi verso la strada, così. Oh mio Gesù, la tromba d'aria. Chi l'ha vista mi ha detto: Gianfra, credimi, venivo da Crotone, mi si manna a ricapire. Una tromba d'aria questa notte si è abbattuta nel crotonese, precisamente tra Rocca di Neto e Scandale, nella zona rocchitana, precisamente a località Sette Porte. Il forte vento ha divelto il tetto della chiesa, rovesciando al suolo non solo gran parte dei mattoncini, ma anche parti di travi e la tromba per la diffusione sonora all'esterno. Alle prime luci dell'alba, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dei portantini, sono state spostate al sicuro alla chiesa di Santa Bertina di Rocca di Neto le statue della Madonna con il Bambino, Padre Pio e il crocifisso. Qualche ora fa i fedeli si sono recati a controllare i danni alla chiesa. La Madonna se l'ha tirata su di lei per salvare Rocca, perché fosse stata in centro storico avrebbe volato tutto. Io perché abito in pieno centro storico. Quindi praticamente solo la chiesa è stata colpita dalla tromba d'aria. Solo la chiesa. Ah. Solo la chiesa. Le case qua vicino hanno avuto un po' di danni sui balconi. Ulteriori sopralluoghi dei vigili del fuoco saranno effettuati nelle prossime ore. Un'altra zona colpita dalla tromba d'aria è stata la frazione di Corazzo, nel comune di Scandale, dove il forte vento ha sradicato qualche albero e divelto qualche panchina. Giuseppe Laratta per la CNews 24. Sole e temperature estive invece a Catanzaro per il secondo giorno, attenzionata da un bollettino di colore arancione diramato dalla Protezione Civile. Il sindaco ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ma adesso è polemica evidentemente sul sistema di allerta meteo. A mezzogiorno la temperatura ha già raggiunto i 24 gradi a Catanzaro, una giornata soleggiata più da fine estate che da allerta meteo, ma da 2 giorni tutte le attività didattiche dei istituti scolastici dell'intero comprensorio catanzarese sono state sospese. Sono procedure che danno grandissime responsabilità ai sindaci, però non possiamo neanche chiudere le scuole e poi vedere delle belle giornate come quella di oggi. Siamo veramente in grosse difficoltà perché ci sono responsabilità enormi. E con un sistema meteo che comunque in continuazione, anche quando il tempo è sereno, arrivano delle allerte. Il bollettino diramato nel pomeriggio di ieri dalla Protezione Civile attribuisce alla giornata di oggi un'allerta meteo di colore arancione. I pericoli sono incombenti quando ci sono queste allerte meteo. E noi non possiamo prenderci questa responsabilità, ma vorremmo avere con maggiore precisione anche la situazione meteorologica. Sotto accusa finisce il sistema di allerta meteo utilizzato dalla Protezione Civile, giudicato decisamente impreciso e inattendibile. Il sindaco deve fare il suo lavoro, naturalmente deve avvisare. Poi secondo me sono quelli che avvisano il sindaco che non sono capaci di fare previsioni più accurate. Sembra che ci sia una difficoltà ad assumersi delle responsabilità e allora tutte le volte che si vede un bollettino meteo di un certo colore, in questo caso arancione, si va alla conseguenza estrema che è quella di fare l'ordinanza e chiudere. E che è, come dire, in qualche modo ci sentiamo tutelati per quanto riguarda i nostri figli, però
nella giornata di oggi sembra una cosa completamente superflua. Allora, io penso che sia giusto, perché se c'è un allertamento è giusto che le cose vengano chiuse alle scuole, non è che poi succede qualcosa e ce la prendiamo con il sindaco. Luana Costa per la CNews 24. Polemiche anche all'Università della Calabria, qui però il problema è il traffico. Il traffico intenso non è un problema ristretto alla città di Cosenza. Il flusso veicolare nelle ore di punta è particolarmente intenso anche intorno all'Università della Calabria, dove il mezzo privato viene spesso preferito al trasporto pubblico. Intasate le due principali vie d'accesso, quella dello svincolo di Cosenza Nord dell'autostrada del Mediterraneo e quella della statale 107, la Silana Crotonese. Sempre così complicato arrivare all'università? Diciamo di sì. Sì. Abbastanza. Ne stavamo proprio discutendo. Che soluzioni potrebbero esserci? Non lo so, le navicelle spaziali, qualcosa del genere. Sì, ma perché oggi ci sono le lauree, quindi solitamente no, non c'è questo traffico. Molto complicato venire all'unica la mattina, sì. Dipende da dove parti, ma più o meno una mezz'oretta ci vuole sempre. Che soluzione si può prospettare? Ma servizi pubblici migliori rispetto a quelli che ci sono attualmente. A scoraggiare l'uso dell'autobus e soprattutto il prezzo del biglietto e la mancanza di un piano tariffario dedicato, con l'intensificarsi delle attività didattiche, la situazione è destinata a peggiorare. Da un punto di vista della quantità dei mezzi, delle corse, c'è una discreta varietà, però non esistono delle offerte dedicate agli studenti universitari. I costi che noi pensiamo essere sopportabili per gli studenti non debbano superare i 100-150 euro annui. A Cosenza monta la polemica per la metro, ma all'università servirebbe la metro? Servirebbe sicuramente, perché noi studenti universitari abbiamo bisogno di un'alternativa. Salvatore Bruno per la CNews 24. Siamo alla pagina degli eventi, quelli culturali, uno dei più partecipati della prestigiosa rassegna letteraria in corso a Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia è stato la presentazione del libro scritto dalla magistrato Marisa Manzini, prima assoluta, quella del festival Leggere e Scrivere. È necessario parlare e quindi la parola diventa fondamentale, soprattutto qua, soprattutto in Calabria, soprattutto a Vibo Valentia. Tutte le persone che sono state al centro delle mie storie sono persone che hanno avuto questo coraggio. La parola contro l'andrangheta, tra tanti pentiti che ha conosciuto, la parola di un pentito vero, un ergastolano pluriomicida che ha rinnegato i disvalori mafiosi per riconciliarsi con Dio. Tra tanti silenzi, la parola dei testimoni di giustizia che per speranza o disperazione hanno infranto il muro dell'omertà. La parola di chi ha provato a salvare i propri figli che avevano smarrito la retta via. Tante storie, un messaggio di speranza. Marisa Manzini, procuratore aggiunto di Cosenza, già tra i magistrati di punta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, nel corso di un colloquio e intervista con il condirettore di la CTV, Pietro Comito, ha presentato al Festival Leggere e Scrivere, in corso a Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia, Fai silenzio, caparrasti assai, il libro a sua firma, edito da Rubettino. Ricordare le persone che io ho incontrato per motivi professionali, ma che poi sono rimasti per me persone importanti, sia stato per me innanzitutto veramente un momento di felicità, un momento in cui è stato emozionante condividere con chi su questo territorio vive quotidianamente il ricordo delle persone che hanno fatto delle scelte che hanno poi determinato cambiamenti rilevanti per il resto della loro esistenza. Fai silenzio racconta attraverso alcune storie e simbolo un percorso di circa 15 anni tra il bene e il male, del quale Marisa Manzini, in veste di magistrato antimafia, è stata testimone e protagonista. La provincia di Vibo Valentia, in cui l'esistenza della mafia si negava, è teatro prima del suo arrivo di una mattanza scandita da ripetuti fatti di sangue, spesso derubricati a questioni di corna, diventa così un avamposto carico di contraddizioni e metaforico, paesaggi della bellezza struggente rovinati dalla crudele mano dell'uomo, talenti, sogni, speranze vanificate dal crimine organizzato. Veramente sono stata felice di vedere tutte le persone che erano presenti e che sicuramente mi ricordano. Io penso che questo sia stato per me un periodo veramente importante della mia vita, non solo professionale, ma della mia vita. Da Vibo Valentia per la CNews 24. Andiamo adesso a Reggio Calabria, dove si registrano malumori tra i commercianti.
Adesso siamo in una paralisi perfetta, non si fa, per ora non si fa niente, l'amministrazione comunale su questo non ha idea. Nessun progetto di riqualificazione, ma solo incuria e degrado. Piazza Garibaldi versa ancora in uno stato di totale abbandono e gli operatori commerciali della zona sono disperati. Quella che doveva essere un gioiello per Reggio Calabria, considerato che a due passi dal centralissimo corso e dalla stazione centrale, ogni giorno che passa diventa sempre di più una discarica a cielo aperto. I reperti archeologici rinvenuti oltre 2 anni fa sono sepolti infatti dai rifiuti. E addirittura oltre il totale abbandono dei parcheggi e della piazza, ma anche dell'incuria che abbiamo intorno, che è veramente sporco, abbiamo problematiche proprio sanitarie a questo punto. I commercianti non ce la fanno più e chiedono al comune risposte ed interventi. E si faccia chiarezza per sapere che progetti effettivamente hanno, che tempi per riqualificare questa piazza, per dare effettivamente un nome degno di Piazza Garibaldi. La soprintendenza ha redatto però un progetto, ma da Palazzo San Giorgio tutto tace, sia per quanto riguarda il cantiere, sia per quanto riguarda soprattutto le risorse finanziarie da investire. Noi qui fra l'altro lo abbiamo presentato, c'erano anche diversi consiglieri presenti, ma non c'era l'amministrazione comunale. Di questa dimostrazione che sulla piazza evidentemente neanche loro hanno prospettive, ma a noi basta dirlo. Angela Panzera per la Cinews 24. E siamo al turismo in Calabria, il primo meeting italiano dei tour operator tedeschi. Questo è il primo meeting degli operatori turistici tedeschi che si tiene in Italia e non è un caso che saranno presenti Müller, che è il ministro dello sviluppo economico tedesco, e Schulz, che è stato il presidente del Parlamento europeo. Circa 600 operatori del turismo tedesco saranno in Calabria dal 10 al 14 ottobre per il 68esimo meeting annuale della Federazione Nazionale del Turismo, l'evento più prestigioso dell'industria turistica tedesca che quest'anno si svolgerà tra Reggio Calabria e Scilla. A presentare i dettagli dell'atteso evento insieme al governatore e alla cittadella regionale Catanzaro, Angela Vatrano del Dipartimento Regionale Turismo, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il presidente della Camera di Commercio Regina Antonio Tramontana. Quello che abbiamo cercato di fare all'interno del nostro territorio è con una sinergia con gli enti per cercare di presentare un territorio organizzato e forse è quello che il tedesco, che il turista tedesco oggi cerca. I primi delegati arriveranno in Calabria il 7 ottobre e avranno la possibilità di visitare anche le altre province calabresi, dalla Costa degli Aranci alla Costa degli Dei, dalla Riviera dei Cedri alla Sila, per poi aprire i lavori congressuali a Reggio Calabria l'11 ottobre. Ci stiamo lavorando già da quasi un anno, la città in questi giorni sta vivendo anche delle attività di manutenzione straordinaria per presentarsi nel migliore dei modi. L'obiettivo è quello di far innamorare i nostri tedeschi della città e della regione affinché questo poi possa avere ricadute positive future in termini di turismo, in termini anche di indotto economico che dalla loro presenza si potrà generare. Rossella Galati per la CNews 24. E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di chiudere vi ricordo che potrete rivedere questa e tutte le altre edizioni del nostro telegiornale insieme a tutti i nostri servizi sul sito lactv.it. Grazie e buon proseguimento. Il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia. Lacnews 24, edizione giorno alle 14:15 ed edizione sera alle 20:30. Lacnews 24, la Calabria che fa notizia.